Andiamo avanti, rimaniamo sempre qui a Roma, un altro spettacolo, La Tosca, dal famoso film di Luigi Magni, al Teatro Greco sino al 31 dicembre. Vediamo. Padre eterno, che dal cielo guardi a noi che stiamo sotto, fai in maniera che ammaringo Bonaparte, faccia il botto. L'orgoglio e la gioia di fare questo piccolo cameo è perché nel film di Gigi Magni fu interpretato dall'immenso Aldo Fabrizi. Quindi poter fare quello che ha fatto un maestro come Fabrizi non può che riempire di orgoglio qualsiasi attore, specialmente un romano grosso come me. Interpretare da quando l'ho vista la prima volta al cinema. Tra l'altro lì c'erano veramente i miei miti, perché c'era Proietti, c'era La Vitti, c'era Gassman, insomma c'erano tutti, e quello per me era il cinema, e quindi dalla prima, un amore a prima vista, si può dire. L'alto reggente della polizia romana, Scarpia, è un personaggio interessante da visitare per uno che fa questo lavoro dell'attore, perché si può essere quello che uno non potrebbe o non vorrebbe che gli altri vedessero, insomma, fare, invece io lo posso fare ogni sera. Voi giubilate, giubilate pure, che io ho preso dal sogno d'arte, manco mi sento. Certo, quello che non capisco è perché pensa alla maglia a pennello. In questo spettacolo io faccio questo artista romano, anche un po' burino, come lo ribattezza Tosca, che ha vissuto a Parigi e che si trova a suo malgrado a diventare un eroe, un rivoluzionario, anche se dentro magari una piccolissima spinta ce l'ha, ma questa complicità con Angelotti lo porta ad essere poi rivoluzionario a 360 gradi, per cui perde addirittura la vita. Ma chi vi siete presa? La Tosca, la cantante in persona, Floria Tosca. Ma bravo! Bella presa! Angelotti è un personaggio enigmatico, nel senso che per me è stato enigmatico, non sapevo come farlo, in quanto è l'unico personaggio serio, serioso dello spettacolo. Un'ave, un patria, un gloria, può far cambiare la storia! Lo spettacolo è molto molto bello, molto ben recitato, c'è tanta passione e la storia è comunque vissuta in modo molto divertente. Stranamente si ride in una Tosca. È passata proprio una bella serata, la regia di Greco è stata veramente toccante anche in alcuni momenti. Bravi gli attori, bravissima Francesca Nunzi, insomma lo consiglio a tutti. Andiamo.